Siamo nelle campagne di Mezzo Lombardo, Piana Rotaliana, terra d'elezione del teroldego vitigno autoctono trentino. Sono con Emilio Ziro della cantina Foradori. Stiamo vedendo l'attenzione al frutto nel corso della vendemmia. Parleremo di un'esperienza circolare e spiegheremo anche il perché. Intanto parliamo di un cru particolare, ma cosa significa quando parliamo di un cru? Siamo nel vigneto Morei, un cru di Teroldego, quindi la parola cru vuol dire semplicemente una vigna singola ben delimitata. Morei è una vigna che ha delle caratteristiche molto diverse dalle vigne che la circondano, è un cru con dei terreno molto alluvionale, tanti sassi, una vigna che esprime il calore e l'intensità del Teroldego. Voi applicate una filosofia molto particolare ai vostri cru, perché innanzitutto parliamo anche di due cru, c'è il Morei e poi c'è lo Sgarzone, e che introducono un concetto molto antico. Dobbiamo andare indietro di alcuni millenni, ci spostiamo nella Georgia, ci spostiamo nel Medio Oriente, andiamo ai primordi, parliamo di paleoviticoltura, perché la macerazione avviene in anfora. Esattamente, abbiamo oggi 247 anfore. L'anfora è uno strumento di vinificazione fantastico. Per essere più precisi usiamo delle tinajas, delle anfore spagnole che provengono dal sud, dal centro-sud della Spagna, da Villarobledo, che ci permettono di esprimere al massimo quelle che sono le caratteristiche dell'uva, essendo neutre, essendo solo dei, come dire, dei polmoni per il vino, perché respirano come il legno ma non danno il gusto del legno. Ecco che lavorando con l'argilla possiamo esprimere al massimo le diversità fra Sgarzone e Morei, due cru molto diversi. Vediamo che il raspo viene tolto dall'inizio e sappiamo che poi entrerà nel circolo, per questo parliamo di agricoltura circolare, perché diventerà un concime, diventerà un compost per queste viti. E vediamo che queste uve stanno a macerare per tanto tempo nelle anfore. Sì, infatti per esprimere al massimo i nostri due cru, Morei e Sgarzone, usiamo dei metodi molto antichi, una macerazione molto prolungata, il cosiddetto metodo Cacchetti, che viene usato ancora in Georgia. Dopo la fermentazione il vino non viene svinato, ma rimane a contatto con le bucce per 6, anche 8 mesi. In questo periodo c'è questo scambio molto importante di informazioni fra liquido e buccia che poi darà complessità e longevità ai nostri vini. E anche nell'affinamento continuerà ad evolvere. Esattamente, i nostri vini, essendo anche dei vini che non conoscono ingredienti, usiamo un po' di anidride solforosa prima dell'imbottigliamento, sono vini molto vivi, quindi questa longevità è importante proprio per esprimere questa vitalità, questo cambiamento continuo nella bottiglia negli anni a venire. La rassegna dei Teroldego la stiamo vedendo, è più ampia e naturalmente ingloba anche il granato. In questo caso parliamo di una evoluzione, di una macerazione che avviene nel legno. Sì, il concetto del granato e anche del Foradori hanno una filosofia di produzione molto diversa. Non si tratta di singoli cru, non si tratta di solisti, ma se vogliamo una specie di orchestra, quindi vari vigneti che insieme trovano la loro sinergia. Questa sinergia tra i vigneti la accompagniamo poi anche nella vinificazione, quindi qui usiamo sia il cemento che il legno, che sono dei materiali, come dire, che accompagnano il vino nel suo divenire. Emilio, stiamo vedendo questa vendemmia, massimo rispetto del frutto, ma cosa rappresenta per te il rispetto dell'ambiente e della natura nel vostro metodo di produzione? La domanda che mi pongo quando entro nei nostri vigneti, le nostre pergole, i nostri guyot, è come far diventare questa monocultura una policoltura. In parole più semplici, noi in Trentino siamo circondati dai boschi. Io voglio far diventare in un certo senso la nostra vigna un bosco, quindi un sistema a ciclo chiuso, dove non c'è input, non c'è output, dove il sistema può esistere e resistere con un intervento praticamente minimo o zero dell'uomo. E noi adesso, Emilio, andiamo a vedere un esempio di cosa significa questa interazione con altre esperienze produttive che vengono realizzate direttamente nel vigneto.
poi in azienda, poi abbiamo un direttivo. Veniamo a Mirta Siroc, che è l'ortolana della Cantina Foradori. Cantina Foradori che in realtà è una vera e propria azienda agricola, come vediamo, diversificata. Ma cosa ti ha spinto ad intraprendere questa attività, questa avventura orticola? Allora, noi qui in azienda lavoriamo già da parecchi anni col metodo biodinamico e questo prevede anche una diversificazione di produzione. Produciamo maggiormente vino, ovviamente, è la nostra, diciamo, colonna portante che ci aiuta poi a diversificare. Io da 2 anni adesso ho intrapreso infatti questo percorso orticolo producendo ortaggi che a me stanno molto a cuore per un fatto anche di diversificazione nel piatto e soprattutto per poter anche sfruttare il terreno fra le nostre pergole. Questa era una vocazione antica, no? Possiamo dire, cioè un tempo capitava sotto le pergole di trovare ortaggi o anche altri prodotti dell'agricoltura, quindi avete recuperato una tradizione. Esatto, di fatto una volta si sfruttava sempre il terreno fra le pergole, o si faceva il fieno per dare a mangiare agli animali, o si coltivavano patate, piselli, fagiolini, zucche, soprattutto lungo proprio il ceppo della vite, non in mezzo come faccio io, però io ho trasformato, diciamo, questa cosa, l'ho modernizzata, nel senso che l'ho resa più pratica sfruttando questa striscia di 1,5 metri tra le nostre pergole, dove i ragazzi possono comunque passare con i cassoni a vendemmiare e io posso raccogliere ortaggi dall'autunno all'inverno. Un'altra attività, la stiamo vedendo, è quella avicola, quindi vediamo queste galline. Allora sì, noi abbiamo già da parecchi anni le galline, iniziando per un uso, diciamo, proprio, per avere sempre le uova fresche, ma soprattutto per integrare l'aspetto, diciamo, animale nell'azienda agricola, perché ovviamente tra la vigna e l'orto rimaniamo sul vegetale, ma la cosa più facile da integrare è la gallina, che raschia, mangia gli scarti anche della cucina, ci dà le uova, e adesso abbiamo aumentato perché c'è una tale richiesta di uova fresche che siamo arrivati ad avere 25 galline che sono felicissime nella loro zona di là, dove c'è il nostro compost, dove accumuliamo anche tutti gli scarti vegetali della vigna, della cantina, perciò raspi, tutto quello che è bucce e anche per esempio scarti dell'orto, ovviamente. E con questo noi, tramite anche il letame delle nostre mucche, facciamo il nostro proprio compost che poi uso io nell'orto per avere una fertilità del terreno spinta e, diciamo, equilibrata per la produzione di ortaggi. Vediamo, amici, che tutto concorre alla fertilità del suolo, cioè tutte le attività dell'azienda agricola circolare, a circuito chiuso potremmo dire, e quindi tutto concorre a rendere più fertile il terreno. Sì, allora, da un lato lo rende più fertile, ma non nel senso, diciamo, classico, come ce ne insegnano a scuola, di azoto, fosforo e potassio, ma è una fertilità del terreno microbica. Il nostro compost, se misuriamo, per esempio, è pieno di microrganismi, pieno di lombrichi, che sono loro che di fatto muovono la terra, che fanno muovere per esempio tutti i sali, i minerali e tutti i nutrienti necessari per una produzione orticola. Perciò è una fertilità di ecosistema, di microbi. E che punta a un equilibrio. Questo porta a un fortissimo equilibrio nel terreno, perché nel terreno, avendo una maggiore di biodiversità di microrganismi, di funghi, di lombrichi, infatti di batteri, possiamo anche puntare a un terreno più stabile, cioè una anche resilienza maggiore a qualsiasi avversità anche climatica. Abbiamo visto la parte viticola, abbiamo visto la cantina, la parte orticola, ora andiamo a vedere la parte zootecnica. Stiamo parlando di una esperienza viticola, cioè la Cantina Foradori, ma il nome migliore da utilizzare sarebbe quello di azienda agricola. Perché? Perché stiamo parlando di un organismo unitario, cioè di un'attività diversificata. Ci siamo spostati, siamo sulla collina di Trento con Elisabetta Foradori. Elisabetta è la mamma di Emilio e Mirta. Ma non solo. Non solo, c'è Teo e c'è anche Johannes. Io ho 4 figli, 3 lavorano in azienda e grazie a loro, diciamo, da un aspetto prettamente viticolo ci siamo trasformati, ci stiamo crescendo in un vero organismo agricolo. Cosa significa organismo agricolo?
L'organismo agricolo è un'azienda agricola a ciclo chiuso che è indipendente per quanto riguarda la fertilità del suolo, quindi si allontana dalla monocultura, apre altre esperienze, in nostro caso l'orticolo e il zootecnico caseario, abbraccia e accoglie gli animali perché con la loro energia vitale, pascolando nelle vigne e nei campi, danno impulsi benefici alla terra e grazie al compost e al letame, quindi che noi compostiamo, l'animale ci permette di portare gli impulsi dei preparati biodinamici da compost, da cumulo alla terra. Quindi una vera esplosione di vita che passa però attraverso la diversità e non la monocultura. Stiamo vedendo queste vacche che sono di razza grigio alpina, quindi una razza tra l'altro un presidio di Slow Food in questo caso, e una razza che si adatta molto bene alla montagna. Diciamo che in questo caso il vigneto diventa un pascolo. Sì, la presenza degli animali, in particolare delle mucche, è in azienda radicata, sono più di 15 anni che noi abbiamo gli animali nelle vigne. E da un anno stiamo iniziando a trasformare il latte. La grigia è il simbolo delle Alpi, di un animale che è adatto a questo territorio, è un simbolo di un terroir, come dire, molto caratteristico. Il vigneto trasformato in pascolo sembra un po' un paradosso, ma in realtà è una enorme potenzialità che noi abbiamo. Una grande risorsa. Una risorsa. Al di là diciamo dell'aspetto pratico, che chiaramente è da gestire, noi siamo fortunati qui sulla collina di Trento grazie a questi 8 ettari che sono tutti, come dire, uniti assieme a boschetti, piccole radure e vigna, chiaramente la mucca sta molto bene, ma è impressionante come il vigneto pascolo traga dei benefici straordinari dalla presenza dell'animale. È cambiata la flora, le vigne sono più in equilibrio, c'è una presenza di vitalità importante che non c'è in altri casi. Potremmo dire, Elisabetta, che il vigneto viene allevato grazie a queste vacche da latte, e dobbiamo anche dire che da queste vacche da latte si producono poi degli ottimi formaggi che stiamo vedendo. Sì, abbiamo un'esperienza nuova dalla fermentazione dell'uva alla fermentazione o alla trasformazione del latte, e me ne sto occupando da solo da un anno, quindi è l'anno zero. Io ho scoperto questo mondo straordinario di cui ho grande rispetto e mai avrei pensato ad una tale complessità e a una sapienza che verrà con gli anni, verrà col tempo. Io assieme a Tijan, che aiuta con le mucche, Simona che mi aiuta con i formaggi, stiamo cercando di far esprimere questo luogo proprio come un vigneto. Qui c'è la mucca che pascola, mangia queste erbe e dà un latte che dovrebbe dare poi un formaggio che ha il sapore di questa terra, oltre al fieno che noi facciamo sul Monte Baldo, dove abbiamo dei prati e dove chiaramente abbiamo una qualità straordinaria anche di flora montana. Quindi fra il reddito, il benessere che c'è per l'ambiente, per le persone e soprattutto la qualità dei prodotti che noi offriamo ai nostri consumatori. Noi offriamo prodotti vitali che andranno a nutrire non solo il corpo ma anche lo spirito, e nell'ideale nostro è che creeranno delle persone con dei pensieri positivi.